Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Mister's Cube e oggi come vedete siamo su WhatsApp. Era parecchio tempo che volevamo trollare qualcuno su WhatsApp, ovviamente lo faremo a modo nostro. Il nostro primo obiettivo sarà Marco, poi faremo anche altri nostri amici, vediamo quelli che cercheremo appunto di fare. Noi non sappiamo nemmeno cosa dirgli, però più o meno cerchiamo di cacciare qualche discorso che lui ci può seguire. Appunto. E poi... non è più online, non è... ti metti. Vabbè, gli è arrivato il messaggio. Però poi li facciamo, scriveremo cose a caso, totalmente random, che lui non dovrà capire niente. Ok, visualizzato, madonna. A posto, allora diciamogli, però dobbiamo essere veloci perché Marco fa sempre i cazzi suoi. Sì, quindi... Marco Pinguè con l'infortunio. Minchia, un altro in più ce lo potevi una... No, cazzo. Già sai che non ho messo le faccine, quindi male. Ok, ci ha dato lui un buono spunto. Male. Perché devo aspettare 2 mesi, che palle. Perché mi hanno mandato un'email. L'ho già letto. Ok, già che lo visualizza subito è buono. Appunto. Perché è interessato. Su che cosa? Su che cosa? Non lo sappiamo nemmeno noi. Allora, su una cosa che non potrebbe fare dato che si è fatto male. Ok, abbiamo inviato questo. Adesso vediamo cosa risponde. Ok, scrivili e ho fatto il tuo nome. E ho fatto il tuo nome. Ma lo sai che io non posso. Raga, allora adesso inizieranno a partire le cose totalmente random. Faccine a cazzo. Abbiamo inviato questo. Da adesso cerchiamo di fare cose random. Non posso. No, ti avevo detto che l'ho trovato FIFA. Che se ti serviva. Merda, ci sentiamo dopo. No. Ciao. Raga, mi ha chiamato Marco in diretta, però io ho fatto finta di stare a casa. Oh, attenzione. Allora, ma comunque ti volevo dire che il bullone lo devi girare a destra e non lo devi portare in mano senza un motivo. Tu mo ad studio. Inizio a parlare in foggiano. Traduzione. Tu mo dove sei? Allora, abbiamo iniziato con... iniziamo da non posso, che già non capisco. Sì, però scrivi un altro... coso serio. Ciao. No, serio. Ho capito tutto. Alla fluente, bravo. No, scrivi. Tanto sono tutti cessi a Manfredonia. Che non è vero. Ok, tanto là sono tutti cessi nel Manfredonia, anche se non ancora ti prendono lo stesso. Siamo ritornati a un messaggio serio. Appunto. Adesso al prossimo messaggio iniziamo con un altro messaggio a cazzo. Ha visualizzato. Ride. Miki, tu ma dove stai? A casa. Non è che ce lo troviamo qua. No. Con la faccina stupida. Il caricabatterie non funziona se non butti la pasta. Comunque lui sta col telefono in mano, ha la chat aperta e sta continuando a leggere. Così sta scrivendo, ma che cazzo sta scrivendo? A merda. Oh, rispondi. Che cazzo sta scrivendo? Vai, rando. Per fargli dire, cioè, lo mettiamo in difficoltà. E noi diciamo le cazzate, eppure... Oh, rispondi. Oh, rispondi. Non è più online. No, li ha visualizzati. Sì, ma non è più online. Oh, vieni a casa a mettermi i giochi che mi sto animando, oppure vengo io a casa tua. No, che bastardo. Che bastardo. Che bastardo. Beh, vabbè, lo diciamo, sì, dai. Che bastardo pure lui, ha scritto mi sta girando, ma gli facciamo il vocale. Marco, comunque se non ci cascato per niente, bastardone. Bastardo. Sei un bastardo, bastardo, sì. Non ci caschi per niente. Dai, saluta i fan nel prossimo. Saluta i fan. Gli iscritti nel prossimo. Sì, però devi inviare il vocale, non me ne frega niente. Ciao Marco, ciao. Ciao. Ah, sta registrando audio. Incredibile. Bastardi, stavate insieme, sti bastardi che dopo mi devi venire a casa a mettermi i giochi. Che figone. Vabbè, dai, chiusa con Marco. E adesso iniziamo con un nostro amico proprio random. Via. Inviamo un semplice Antonio. Ok, Antonio. Ovviamente vedete tutti oscurati tutti i nomi. Esatto. Speriamo che risponde. Cioè, cognome e foto oscurati. Oh, già letto. Tranne a Marco. Già letto, perfetto. Perfetto, visualizzato. Dimmi subito cosa inventiamo. Una cosa un po' più credibile, dici tu? No, una cosa un po' più... Cioè, con Marco abbiamo fatto un po' una cazzatella. Con lui cerchiamo di fare una cosa un po' più seria. Ho bisogno di dirti una cosa. Chissà cosa sarà questa. Cioè, a me quando mi mandano certi messaggi già mi... con l'ansia addosso. Già mi viene l'ansia. Dimmi. Vediamo. Parti 2. Oggi dobbiamo contare quante volte dice dimmi Antonio. Okay. Devo dirti una cosa. Dimmi una cosa seria. Posso fidarmi? E poi iniziamo un messaggio. Ok, una cosa seria, posso fidarmi? Dimmi parte 3. Olle. Dimmi. Dimmi, man. Però noi il nome non lo sappiamo e ce lo dobbiamo far dire da lui. Diciamo, non mi ricordo il nome perché non me l'ha detto, però l'ho conosciuta a una... non lo so. Se dice dimmi chi è. Non conosco il nome. Perché quella sera ero ubriaco e non capivo niente. Esatto. Non mi ricordo il nome. Per questo ho chiesto a te. Ha visualizzato, ok. E che ne sacci chi è? Tu la conosci. Ha i capelli così. E i capelli con due Filippo Pastrello, dai. Allora restringi il campo, attenzione. Vediamo cosa risponde. Risponderà dimmi, non lo so che dici. Se dice dimmi la quarta volta me ne vado. Beh, sono cose che fanno tutti. Questo poi è scemo, c'è a seconda. Allora scrivi. Hai capelli, gli occhi. Ok, no, hai i capelli castani. Hai i capelli castani. A posto. Ok, i capelli castani con la faccina della tipa. Noi ce lo dobbiamo far dire da lui il nome. Perché anche lui è così col telefono in mano. Ah, come una mandorla. Come una mandorla. È una bella pelle morbida. Una bella pelle morbida. Anche poetica. È una bella pelle morbida. Se mo lui inizia a scherzare, noi ci incazziamo, no? Appunto. Dici, me, basta. Un coccolino. E che un coccolino. Sì, me, oh, è una cosa seria. Ho detto che era una cosa seria. Ho detto che era una cosa seria. Mo dobbiamo vedere come risponde. Se cercherà di aiutarci realmente oppure no. No. E mi dice così. Che ho detto di sbagliato. E dopo gli mandiamo un altro messaggio a cazzo. Ok, visualizzato. Altro messaggio random. Aspetta, al prossimo glielo inviamo. Vabbè, lascia stare. Allora, oltre che non sta visualizzando più perché ci sta dando... ti sta prendendo leggermente per malato. Sì. Poi noi l'abbiamo scritto perché il cavallo di color fucsia è con la coda corta e non puoi fare così. Antonio sta chiamando. Pronto? Michele. Dì, andò. Ma che cazzo stai scrivendo? Perché? Ha la pelle morbida, i capelli castani. Oh, com'è? Vai a quello, mi sono innamorato di quella. Allora cavolo, mi c'è per uno shampoo. Dimmi, conosci qualcuna? C'ho un po' di ragazzi che riesce a bianchi, che lo sento. No, Antonio. Che? Vedi che sto con Mario. Grande spada. Grande. Comunque era un video. Era un video? Sì, ci sei finito nel video, sei finito. Ah, stupendo. Quindi fai un saluto alla tua maniera. Beh, buonasera ragazzi, salve a tutti. Salve a tutti, che un provino. Lo scherzo non è riuscito. Vabbè, Nando, ci sentiamo. Ciao, Nando. Ciao. Raga, come avete potuto vedere, non sappiamo di quando è uscito questo video perché stiamo registrando da troppo tempo. Quindi. Sì, quasi mezz'ora. Appunto, e come avete potuto vedere abbiamo provato a trollare sia Marco, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto poi specialmente l'ultima chiamata. Beh, comunque, mi raccomando, se volete un altro episodio, fatecelo sapere nei commenti. Perché noi adesso lo registriamo, però se vediamo che questo va bene lo facciamo uscire subito. Sì, subito, immediatamente. No, all'istante, cioè subito, roba comunque 4-5 giorni, cioè dateci il tempo almeno di farlo e tutto. Comunque vi invitiamo a lasciare like, commenti, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, passate su tutti i social che trovate ovviamente in descrizione. Yes. E che dire, un saluto da Mister's Cube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Bye, ragazzi.